Ciao a tutti, bentornati sul canale. Questo è un video molto speciale perché è dedicato a tutte quelle persone che si stanno approcciando adesso al mondo vegano a 360 gradi. Il termine vegan, infatti, non riguarda soltanto l'alimentazione, ma ci si concentra anche su altri aspetti, come ad esempio l'abbigliamento, o in questo caso il tema principale di questo canale è proprio la cosmetica. Ci sono infatti ancora tantissimi brand che ricorrono alla sperimentazione animale, però ce ne sono altrettanti che invece sono completamente cruelty free. Però in alcuni casi non sono totalmente vegani. Per questo motivo io vi invito a memorizzare almeno quegli ingredienti dei cosmetici più comuni, più frequenti, come ad esempio la cera d'api, il carminio o la lanolina, per avere un'ampia scelta di prodotti. In questo modo, esattamente come il cibo, avrete a disposizione molti più prodotti rispetto a quelli che sono certificati vegani o che comunque hanno la scritta vegan. E l'intento di questo video è proprio questo, cioè di andare alla ricerca di quei prodotti che non hanno ingredienti di origine animale, però sono facilmente reperibili. Infatti tutti i prodotti che vi farò vedere sono stati acquistati fisicamente nei negozi, nelle grandi catene che si trovano solitamente nelle maggiori città italiane, quindi parliamo di Kiko, parliamo di Sephora, oppure di OVS, quindi tutti i prodotti acquistati proprio fisicamente e assolutamente non online. In più so che molte persone non hanno a disposizione delle bioprofumerie nella loro città, quindi sono obbligati a comprare online determinati prodotti. Invece questi sono tutti senza ingredienti di origine animale, non sono testati su animali. Quindi non ci sono più scuse. Fatta questa piccola premessa, vi lascio il video degli ingredienti di origine animale qui in alto a destra e vi invito a iscrivervi al canale se volete supportarlo cliccando il tastino iscriviti qui in basso e attivando la campanella se volete rimanere sempre aggiornati sull'uscita di nuovi video. Prima cosa importantissima prima di applicare il make-up è quella di idratare benissimo la pelle, quindi mi raccomando. Fate la vostra skincare routine, io l'ho già fatta, ho applicato il mio tonico, il mio siero, contorno occhi e poi una crema idratante, però assolutamente non sono necessari tutti questi passaggi, voi applicate i prodotti che solitamente utilizzate. Dopo questo passaggio possiamo iniziare a truccarci e il primo prodotto è il fondotinta. Allora, io ho trovato questo prodotto di Kiko fantastico, è il fondotinta Insta Moisture SPF 25 e dice fluido perfezionante, idratazione per tutta la giornata. È un fondotinta, sì, idratante, luminoso, è proprio bellissimo sul viso e non è assolutamente pesante, quindi non è un fondotinta idratante che va però a ingrassare la pelle, a essere un po' difficoltoso da indossare per chi ha una pelle magari mista o grassa. Secondo me, essendo così leggero, potrebbero provarlo anche le persone con questo tipo di pelle. So che la scelta del fondotinta è molto personale. Il fondotinta perfetto è un po' come il jeans perfetto, quello preferito che ci sta perfettamente, quindi bisogna fare una ricerca. Per il mio tipo di pelle questo è stupendo, a me piace tantissimo, dà proprio un effetto bello, bello luminoso, come piace a me. Infatti io utilizzo sempre il metodo parigino per applicarlo. Vi lascio anche quel video qui in alto a destra. Però io lo trovo molto leggero, quindi potrebbe andare bene su pelli miste, su pelli grasse non lo so, perché se avete proprio una pelle grassa che ha bisogno di opacizzare, questo è un fondotinta idratante, quindi potrebbe non fare al caso vostro. Però se proprio lo volete provare, potete magari farlo in negozio. Mi raccomando, provate sempre i fondotinta prima di acquistarli. Anche io l'ho provato in negozio, anche per trovare la vostra shade, la vostra tonalità giusta. Magari poi vi fate applicare una cipria opacizzante e vedete un po' come si comporta sul vostro viso, magari non nell'immediato, o vi fate un giro di, non so, un'ora e mezza e vedete un po' come si comporta sul vostro viso, oppure direttamente lo lasciate tutto il giorno e poi se vi è piaciuto potete ritornare in quel negozio ad acquistarlo. Quindi il consiglio che vi posso dare è quello di andare proprio in negozio a provare il prodotto e vedere se va bene sul vostro tipo di pelle. Ho scelto proprio Kiko perché è un brand che si trova ormai in tutte le città italiane, quindi facilmente reperibile. Per quanto riguarda la stesura del fondotinta, io vi consiglio o la spugnetta o un pennello di questo tipo, che può essere così a setole un po' fitte e piatte, oppure più arrotondato, dipende sempre dalle vostre necessità. Questo è un metodo che dà più coprenza, invece la spugnetta è molto più leggera. Questi prodotti li potete facilmente trovare da OVS. La spugnetta è del brand Real Techniques, che si trova anch'essa da OVS, ed Essence invece la potete trovare da Coin, da
sempre da OVS, quindi è un brand facilmente reperibile anche da scarpe e scarpe. E ha questi pennelli, ma tutti i pennelli di Essence sono pennelli ottimi. Io ne ho diversi da tanti anni, quindi ve li consiglio. Al momento c'è questa collezione, questo è adatto per il fondotinta. E ho anche questi altri pennelli che sono da occhi, quello da sfumatura e quello per l'applicazione dell'ombretto. E sono tutti Essence della stessa linea. C'è anche quello da cipria o comunque da blush, però io non l'ho acquistato, ma se volete appunto avere dei primi pennelli, io vi consiglio proprio questi di Essence. Io per applicare il fondotinta utilizzerò la spugnetta e vado a metterlo direttamente sulla spugnetta e inizio ad applicarlo stavolta senza fare il metodo parigino, ma con il metodo tradizionale, quindi vado a stenderlo su tutto il viso. L'effetto a me piace molto, è davvero molto naturale e lo scopo di questo video è proprio creare un look basic, molto naturale per chi appunto sta iniziando, per chi magari non si sa truccare, non sa bene come applicare i prodotti. Vado poi ad applicare un correttore, io ho scelto questo di Astra perché è quello con cui mi trovo meglio in questo periodo, quindi non potevo non consigliarvelo anche se ve l'ho già fatto vedere. Astra è un brand italiano e questo correttore è molto leggero e illuminante, quindi è facilissimo da utilizzare. Non è assolutamente pastoso, non dà difficoltà come altri correttori, quindi assolutamente per principianti e non, secondo me è perfetto. Alcuni di voi mi hanno detto che non sanno dove acquistare Astra. Io ho trovato Astra a Lupim e c'era proprio uno stand grandissimo, solo dedicato ad Astra. Poi si può trovare nei grandi store di cinesi oppure nelle drogherie, quindi quei negozi un po' più piccoli di profumeria. Vado a fare una V in modo che poi con la spugnetta sia facilitata da questa linea e mi venga automaticamente da sfumarla verso l'alto, perché vogliamo che tutto il nostro viso vada verso l'alto e non a concentrarsi in questa parte, perché un po' invecchierebbe lo sguardo e il viso in generale. E vado a sfumarlo verso l'alto. Il passaggio successivo è quello della cipria. Io ho scelto questa di Kat Von D, che è la Low Kit. È una cipria trasparente, quindi non ha alcuna colorazione. E secondo me, se state iniziando, è bene utilizzare una cipria di questo tipo. Questa è in polvere libera, ma ce ne sono anche tante altre compatte. Utilizzando delle ciprie colorate si può andare poi a cambiare il colore originario del fondotinta, quindi per ovviare questo problema io vi consiglio una cipria di questo tipo, quindi trasparente o comunque bianca. Al suo interno ha la spugnetta, quindi potete utilizzare direttamente questo applicatore che avete in dotazione, oppure potete utilizzare un pennello, oppure direttamente la Beauty Blender che abbiamo utilizzato per il fondotinta. Vado a prelevarne un po' in questo modo, versandola sul tappo. Per applicare la cipria vado direttamente con la spugnetta in questo caso. Ora che abbiamo applicato il fondotinta, abbiamo anche annullato tutte quelle ombre che naturalmente si formano sul nostro viso, quindi dobbiamo ricrearle con una terra. Io vi consiglio questa di Catrice, che è la Sun Glow Matte Bronzing Powder, quindi una terra viso, effetto abbronzante e opacizzante. Io ho preso la 35, che è adatta dalle pelli medie a quelle più scure. Sia Catrice che Essence, che sono i due brand low cost ma cruelty free per eccellenza, li potete trovare anche da scarpe e scarpe. Infatti questo nello specifico l'ho comprata proprio da scarpe e scarpe. Vado a prelevare un bel po' di prodotto e poi, importantissimo, vado sempre a sbatterlo. Meglio prendere poco prodotto che prenderne tanto tutto in una volta. Vado poi ad applicarlo sotto lo zigomo. Vado anche all'attaccatura dei capelli e sotto il collo.
Con la terra non ci fermiamo qui perché io vi consiglio di utilizzarla anche come ombretto e quindi andare a sfumarla sempre con uno di questi pennelli di Essence. Questo vi darà un look più uniforme, più omogeneo e poi vi permetterà di iniziare a sperimentare un po' con gli ombretti se ancora non ci sapete fare. Non vi consiglio di comprare già una palette se siete agli inizi, potreste magari non utilizzarla mai, quindi io all'inizio vi consiglio di utilizzare quello che avete a disposizione, quindi questi pochi prodotti, e utilizzate magari sia la terra che il blush proprio come ombretti per iniziare un po' a capire come sfumarli, come applicarli. Poi gli ombretti, secondo me, per il consiglio che vi voglio dare, vengono dopo. Quindi vado ad applicarne un po' facendo questi movimenti circolari. Se magari non vi sapete proprio truccare gli occhi, rischiate di cozzare anche con i colori, magari non sapete abbinare bene il rossetto agli ombretti. Quindi questo per iniziare, secondo me, è un modo perfetto. Fatto questo, passiamo al blush. Io vi consiglio questi di Essence, che sono nuovi in realtà, quindi hanno anche la dicitura vegan con la fogliolina. Ho visto che Essence si sta impegnando tantissimo per scrivere dietro i prodotti che sono vegani. Questa cosa è fantastica. E non lo scrive solo dietro i prodotti, ma anche sotto i nomi o a fianco ai nomi dei prodotti, ad esempio i mascara, i correttori, cioè c'è proprio il nuovo simbolino vegano. Quindi se ancora non avete praticità con i prodotti vegani, non sapete bene leggere gli ingredienti, questa è una marcia in più. Quindi grazie Essence per questo aiuto, anche perché chi li sa leggere non ha sempre voglia di andare a guardare tutti gli ingredienti ogni volta. Avere questi prodotti subito a disposizione, sapere che sono vegani, è fantastico. Prima di usarlo sulle guance, però, completiamo il look occhi. Vado ad utilizzarne un po' anche sugli occhi, sulla palpebra mobile più che altro, e poi vado un po' a sfumarlo. È un prodotto molto leggero, quindi secondo me è facilissimo da dosare. E anche questo prodotto lo portiamo verso l'alto perché vogliamo avere un effetto giovine. Passiamo poi alle sopracciglia e io vi consiglio questa di Catrice, che è una micro pencil. Praticamente sono questo tipo di matite che hanno proprio lamina piccolina e quindi vi permettono di essere ancora più precisi. Secondo me sono tra le più semplici da utilizzare, sono anche abbastanza morbide e cremose. E questa è una delle poche che era completamente vegana, quindi mi è anche piaciuta. Io vi consiglio questa. Per prima cosa andiamo a pettinare le sopracciglia verso l'alto. Questa è una cosa importantissima. Dopo averle pettinate, poi andiamo a riempirle. Io vi consiglio di fare meno pressione all'attaccatura delle sopracciglia per renderle un po' più naturali, visto che vogliamo anche un look molto molto basic, molto semplice. Date piccoli tocchi, come se steste disegnando dei peletti a uno a uno. Come mascara vi consiglio questo di Essence, che è il Lash Princess. È uno dei mascara più famosi di Essence e più acquistati, quindi fa parte proprio della linea permanente, almeno per il momento, perché Essence ogni tanto cambia prodotti e ne toglie alcuni dalla linea. Però per il momento io vi sto consigliando tutti i prodotti che sono permanenti, non le linee temporanee. Ci sono, se non sbaglio, tre versioni di questo mascara, quindi state attenti perché questo è l'unico vegano. Ed è questo violetto. Comunque vi lascio sotto nell'info box tutte le informazioni, come sempre, dei prodotti, come si chiamano, magari anche dove acquistarli e le colorazioni che sto utilizzando. Quindi attenti a prendere questo, che è l'unico vegano perché contiene beeswax, ma è sintetica, quindi di origine chimica sintetica, non è assolutamente la cera d'api che proviene appunto dalle api. Questo mi piace moltissimo come mascara, ha questa tipologia di scovolino che secondo me per iniziare è tra i più semplici da usare perché è molto fine, molto stretto, però dà un bellissimo effetto
naturale, però bello di ciglia aperte, separate, le fa ben nere, quindi mi piace molto e lo consiglio ai principianti. Questo tipo di scovolini vado a utilizzarlo prima dalla parte curva rivolta verso il basso per stendere bene il prodotto sulle ciglia e poi lo giro dall'altra parte e vado bene a modellarle. Facendo questi piccoli movimenti a zigzag e poi verso l'alto. Ultimo prodotto che vi consiglio è un rossetto, uno sicuramente nude, comunque più naturale da tutti i giorni, e se proprio volete anche un altro rossetto che magari è un po' più strong, quindi potete utilizzarlo per determinate occasioni. Questo è uno dei rossetti di Essence della linea This Is Me, che è una linea di rossetti tutti totalmente vegani, quindi potete stare tranquilli e prendere anche due di questi, magari uno più nude e uno un pochettino più scuro, se vi piacciono gli ombretti più scuri oppure il rosso intenso. Quindi potete prendere anche direttamente due prodotti dello stesso brand. Io ho lo 02 EP, che non è proprio un nude, perché sì, è un colore abbastanza che tende al nude, però è un berry. Se utilizzato in maniera piena, è un bel colore che sulle mie labbra non risulta nude, ma risulta un colore un pochettino più acceso. Però si può utilizzare in maniera un po' più nude e vi faccio vedere come con la tecnica delle labbra coreane. In pratica vado a mettere il rossetto soltanto al centro delle labbra pieno e poi vado a sfumarlo su tutti gli altri lati. Questo renderà il rossetto molto molto naturale e le vostre labbra saranno perfette per il giorno. E vado poi a sfumarlo con le dita. Questo è il risultato con le labbra coreane, oppure si può direttamente applicare il rossetto in maniera piena e quindi avere sicuramente un risultato più intenso. Questo è il look finale, molto naturale, molto basic. Però per iniziare, secondo me, i prodotti essenziali sono questi. Non ho messo neanche l'illuminante all'interno di questo kit perché lo reputo già uno step successivo, uno step in più. Quindi questi sono tutti i prodotti che vi consiglio. Spero davvero che questo video vi sia stato utile. Io ce l'ho messa tutta a trovare prodotti che fossero cruelty free, ma allo stesso tempo che non avessero ingredienti di origine animale e che fossero anche facilmente reperibili. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, lasciatemi un pollice in su e se volete seguirmi su Instagram, mi trovate con il nome di ManuFlo. Lì parliamo di tantissime cose che non riguardano soltanto la cosmetica. Noi, come sempre, ci vediamo lunedì con un prossimo video e vi mando un grande bacio. Ciao!